chiamiamo qui davanti tutte le autorità che sono intervenute questa mattina e tutti i ragazzi. Davanti al cancello le autorità cittadine e i ragazzi delle scuole del territorio in via Quinto Sole, estremo sud di Milano, è un giorno di festa. Oggi la presa di possesso di un ettaro di terreno confiscato al clan Molluso. A coltivare l'appezzamento sottratto all'andrangheta i ragazzi di Don Massimo. Un senso di libertà, questa è l'opera grande che Don Massimo con tutti i ragazzi fa. Cioè un'idea di liberazione, di vivere con festa il recupero alla legalità. Un bel modo per commemorare il trentennale della strage di Capaci. Combattere la mafia è ciò per cui la strage di Capaci e tutti coloro che sono morti hanno dato la vita. Oggi noi cosa possiamo fare? Possiamo metterci in prima fila, utilizzare a scopo sociale i beni confiscati e farli diventare un bene comune. Da campo della mafia a luogo di riscatto, a fare rivivere questo terreno dopo anni di abbandono, i giovani della cooperativa sociale Madre Terra, minori stranieri non accompagnati e italiani provenienti da situazioni di fragilità. Io vi ringrazio per quello che mi avete mostrato stamattina e spero che il vostro impegno continui. Grazie.